Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare il Gran Premio d'Italia a Monza. Allora, siamo alle qualifiche, non si può fare niente per quanto riguarda le migliorie e niente, ascoltiamo la segreteria e ascoltiamo anche chiaramente i nostri obiettivi. Ciao, sono Emma, stamattina mi hanno comunicato gli obiettivi per le qualifiche e ora ti dico. Allora, 19esimo, ok, le soliti due. Quindi niente, iniziamo. Fra l'altro, ragazzi, già a regola dal precedente episodio, ma non ci avevo fatto caso, cioè ci avevo fatto caso in parte, io ho messo automaticamente, mi hanno messo, cioè la PlayStation mi ha messo l'aggiornamento di questo gioco, e io, a parte credo il discorso sponsor, per il resto non so cosa sia cambiato, quindi se vedete qualcosa di diverso e non me ne accorgo è perché tuttora non ho ben capito l'aggiornamento cosa abbia fatto, barra sistemato. Comunque, eccoci qua. Allora, siamo nella sessione qualifiche, assetto. Italia si può attirare alla macchina, secondo me, rispetto a tante altre piste. Quindi si mette il 4, anche qua. Vabbè, le gomme vanno bene, in sessione. Guardiamo i tempi. Vai. L'obiettivo è 19esimo, se non sbaglio, vero? Ok, quindi sotto 1,28, sì. Guardiamo un po'. Iniziamo, dai. Iniziamo il nostro giro veloce. Giro da rifare perché ho tagliato la curva. Ho sbagliato, se ne va. Forse può essere un buon giro, anche se sarò sincero. Subito dalla prima curva l'ho presa male. Non l'ho presa bene, quindi non so quanto mi abbia potuto danneggiare, quanto mi danneggerà. Guardiamo, ultima curva. Boh. Terza addirittura. Boia. Buono, via. Che troppo. Le migliorie si fanno sentire, no, non è vero, scherzo. Perché è così, ogni tanto scazza e ce la fa. Allora, finiamo, vabbè, finisce ora, vediamo un po', terzi. Oh, secondo me non l'ho voluto fare perché se no andava troppo per le lunghe sarebbe stato veramente troppo, perché effettivamente è troppo. Però, probabilmente se io non prendevo male la prima curva, forse arrivavo primo. Sono messo veramente secondo, cioè in pole position secondo me c'era una possibilità di esserci. Ascoltiamo la segreteria e sentiamo cosa bisognerebbe fare per la gara. Quattordicesimi soliti, vabbè, tanto ormai soliti. Certo cambiassero ogni tanto sarebbe un pieno più bellina la vostra, però a quanto pare no. Allora, lo so che l'ho visto 770 volte, però allora questo V è prossimo da migliorare, ce ne vale 625, ok. Siamo troppo lontani, ancora troppo lontani. Iniziamo la gara, vai! Ancora una volta si corre in Italia. Il Gran Premio dei record, come quello della vittoria per minor margine, segnato da Peter Gatin nel 1971, quando tagliò il traguardo un centesimo di secondo prima di Ronnie Peterson. Nel 1965 ci furono ben 40 sorpassi solo per il primo posto e solo una decina d'anni fa Kimi Raikkonen raggiunse una velocità massima record di 370 km all'ora. I piloti di oggi devono fare i conti con questa eredità. Allora, eccoci qua, strategia di gara. Sì, ok. Lasciamo, mi fido dei tre giri perché vorrei fosse troppo. Anzi, sai cosa? La modifico. Prendetemi per pazzo, però la voglio fare. No, abbiamo sì, una parte per forza in quelle. Ok, no, leviamo la veste, rimuovi. Va bene, si parte così. Niente, pensavo, si dirò, si potesse fare, invece a quanto pare no, quello di, anziché metterci per tre giri le super morbide, volevo mettere per 4-5 giri le morbide, che durano un po' di più, e secondo me, per questa gara, per le, tra virgolette, potenzialità che ho io nel farla, secondo me le super morbide potevano anche non servire, ecco, secondo me possono far bene anche con... Se avessi avuto le morbide, ecco, potevo far bene.
Vabbè, dove sto? Iniziamo. Bassiamo come sempre la frizione. Dietro, belli. Via, partiti. Buona partenza, siamo secondi. Mi toccate gentilmente. Raikkonen in partenza di merda. Non è la prima volta. Vai, vai, vai. Vai, io non ti tocco. Addio, addio. Che cazzo stava succedendo? Cosa stava succedendo? Vediamo se si riesce a prendere la scia a Vettel. Aia. Non ce l'ho fatta, vai. Oh, superato. Allora. Safety car. Allora, cosa è successo? Certo di una volta che stavo prendendo un po' di distacco dalla seconda. Una volta, in realtà è la seconda volta, succede una cosa del genere. Però vabbè. Succede che sto si vede la safety car. Che palle. Via, andiamo ai box. Chi è quello lì entra? Bette. Oh, così via. Ecco la safety car, quasi quasi ne va addosso. Comunque ripensandoci forse, dato che c'è la safety car, potevo benissimo magari rischiare un altro giro con le rosse di gomme. Tanto non dovevo raggiungere super mega velocità e quindi magari anche se si useravano un altro po' poteva andare bene. Non me la son sentita, via. Rientra la safety car ora. Vediamo un po'. No, rientra Ericsson. Se no? Se no? Oh, finalmente. Via, si riparte. Siamo sempre primi, eh? Bene, sì, per ora. Mamma mia, signore Dio, di... Mamma mia, ho perso il controllo, ho perso anche uno sbotto di tempo. Meno male si è rotto solamente... cioè, si è danneggiato sì il pezzo del lavadestra. Ma che palle, di boh, non la prendevo più, di... non mi riusciva più a tenerla. E io, Verstappen è fuori dalla gara. Bene. Rosberg fuori dalla gara, boh, tutti fuori. Via, da te mancano, diciamo, due giri, ma nemmeno tutta la grassa. Vero, siamo all'ultimo giro, già. Era un attimo preso che non ho detto niente. Cerchiamo di rimanere così, di infaccazzate. Che prima, quando si è fatto, quando si è presa la botta, si è rischiato di farla veramente grossa. E niente, speriamo bene. Comunque va detto che lo dio, dai. Poi se mi porto auto merda, pace. Comunque va detto che questa lì è stata una gara dominata sin dal... ma non dal primo giro perché non ero primo, però da appena superato Vettel. Siamo stati poi sempre i primi. Abbiamo sempre allungato, a parte del momento in cui si è fatto qui, proprio fra l'altro, per la cappellata lì che manca fino si rovina una ottima gara. Insomma, bene così, via, oh, siamo arrivati al regolo, vedete? Ora, una botta. Diamo te! Primi, Ale, vai! E Ale, via. Rieccoci, piano piano, anzi, ogni tanto si torna. E vedo i nostri piloti uscire ora. Eccoci lì. Yay! Il risultato di tanto duro lavoro, oggi è la Manor a vincere. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla vediamo un po' la classifica piloti. Siamo settimi. Si è superato Verstappen che era davanti a noi. Bueno, bueno.
Ora sì, la rivalità con Bottas per ora la vinciamo noi, siamo in vantaggio noi. Computer. Prossimo weekend. Computer. Allora. Prossimo Gran Premio, quello di Marina Bay. Niente, stavo controllando un po' le osse e niente, andiamo, vabbè. In realtà le qualifiche non le prove libere. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, comunque non l'avevo detto, però questo qua è il circuito quello di Singapore. E niente, ascoltiamo la segreteria telefonica. Sentiamo un po'. Ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche. Sciaziettesimo e poi lo salutiamo, ok. Comunque ve lo dico, a me Singapore, siccome è abbastanza stretto, no? Cioè non c'è l'erbettino, no? Potete andare fuori, ma le male rientri, no? Qui prendi la botta, come tipo Monte Carlo o Baku, tanto per intenderci. A me mi riesce poi, Torniamo a punto. Singapore. È Sarò tardi pomeriggio, ma le sincero. qualifiche stanno per iniziare. Poi io, Rilassatevi e godetevi lo l'avevo detto anche bene o spettacolo. male di Baku, una cosa del genere, Questo è però il mio poi alla obiettivo. fine avete visto dove siamo arrivati. Allora, no, qui si mette, anzi, addirittura me la sento di mettere il 2, addirittura, sì. Poi ho visto che come gomme abbiamo l'ultramorbide in possessione, ma andiamo avanti un po' il tempo per vedere un po' più o meno quanto c'è da fare. Quanto era l'obiettivo 17esimo, vero? Sì. Ok, più o meno è da rimanere sotto 1,50. Così, no? Sto guardando il tempo. Vi potete immaginare se piove a Singapore? Che casino può essere? Per me, eh? Vabbè, via. Iniziamo le qualifiche. Via, iniziamo il nostro giro. Sperando possa essere un giro veloce. Comunque, no, se la nota, cioè da nota, plateale, che rende comunque Singapore, non dico unica, però veramente particolare. È fatto di gareggiare di notte, questo è bello bello. Poi fra l'altro cambia anche il colore della macchina, trappolino, sembra. Il casco è diventato nero. Proprio. Bello, demi garba, anche se è un casino. Boh, è legnata, t'ho preso di. Bimbi, ho fatto il danno. Sono rimasto senza una ruota. Era messi fa. Penso che non cazzo, non c'ho una ruota, è diversa la cosa. Forato. Via, vai, sbriciolato anche la lava. Guardiamo se c'è la possibilità di rientrare per poter fare magari un giro. Sa di no, però. Guardiamo, comunque ve l'avevo detto, che per me Singapore non è così semplice. Oh man, che botta t'ho preso. Dai, mettono dentro il metto. Io volevo riuscire. C'è il tempo di no, è rosso, lo vedo da qui. Fai vedere? No, via, niente, andata di merda. Vedrai sì. Fai vedere? No, via, è andata di merda. Ai ai. Ma cosa? Non volevo pigiare questo. Vabbè, è andata così. Auto pronta a uscire per 10 secondi. Finito. Una grande uscita. Via, parte ultimi, bella merda. Che qui, come penso potete Qualifiche sono immaginare, terminate. per le mie doti alla guida, no? Magiche doti. Per me sarà anche molto semplice sorpassare eventualmente. Sì. Così, semplicissimo. Boh, vediamo un po' come andrà la gara. Intanto guardiamo un po' quali sono gli obiettivi. C'è l'operato di Bottas. Vedi, l'obiettivo dovrebbe essere finisci la gara. Come arrivi, arrivi. Ho sbagliato. Vai, segreteria. Ciao, volevo farti sapere cosa si aspetta il team da questa gara. Buona fortuna. 19esimo, ok. Quella a me non leggo nemmeno, le sapete, niente. Via, iniziamo la gara.
Buonasera e benvenuti tra le fantastiche strade di Singapore. È strano pensare che sono quasi 10 anni che veniamo qui. Sembra ieri che Felipe Massa si trascinava il tubo del carburante nella corsia dei box, nella prima gara di questo circuito, che ha visto quasi sempre vincere chi è partito in pole. Chissà come mai, caro Carlo. Sì, e ora analizziamo la griglia. Allora, strategia. Va bene così, vai. Bello, ria. Rossi e viola mi stragarbano. Boh, sono ultimo. Mai? Burlone. Via, iniziamo questa disfatta. Piano. Oh, superato qualcuno. Un sedicesimo. Buono, eh? Non ci credo nemmeno io. Bene, di averla in fuori dalla gara. Almeno un obiettivo è fatto. Primo giro completato, eh? Si è recuperato parecchio. Dopo la metà, siamo a metà. Vai, Ale. Sono riuscito a recuperare Hulkenberg. E è già qualcosa. Addio. Avvertimento. Stiamo attenti. Mamma mia. Vai. E niente. Lo posso superare forse in curva? Sì. Piano, sta rimontando qualche posizione. Sta rimontando, in realtà sarà dietro, quindi si sale così. Vai, bordalo, botticina. Però mi ha fatto Alonso, abbiamo brutti ricordi e te, vorrei ricordarti Russia, non mi rompere i coglioni anche te. Che già mi ha fatto danneggiare l'ala, perché devi frenare prima del previsto. Allora, per ora siamo primi, no? E lo siamo perché tutte quelle davanti sono entrate box, quindi noi, non essendoci ancora rientrati, tu ci permette di essere primi. Comunque, io sono veramente curioso di sapere in che posizione andrò quando rientrerò box. Però va anche detto una cosa, che quell'altre, se non sbaglio, erano tutte o quasi tutte partite con le gomme, le ultramorbide e le viola, che ti danno in teoria più aderenza e anche più velocità, e che se vabbè si usurano prima. Io invece ho le rosse, quindi sono veramente curioso di sapere poi cosa accadrà. Intanto cerchiamo di non prendere altre botte, che qui si va a giro con l'ala un po' danneggiata e già un po' ci penalizza. Allora, regola vesta è il giro in cui dovremmo rientrare box per poter cambiare appunto, come vi ho detto prima, le gomme. Sì, infatti è venuta anche la spia, diciamo, verde in basso a destra, kit box. Beh, andiamo un po'. Allora, rientriamo ai box, piano via, perché sennò si pila le legnate. Ecco, infatti la cosina ho preso, ma non mi ha fatto niente. Mamma mia. Allora, l'importante sarebbe quello di uscire ed essere davanti a Bottas se possibile. Secondo me non è possibile, però si vedrà. Maledetto Bottas. Siamo veramente troppo indietro, però secondo me anche Hulkenberg, perché ho cambiato anche l'ala, maledetta la miseria. Ma ha superato anche Hulkenberg. Hulkenberg c'aveva già le viola, c'aveva un'altra volta le viola. Vai dietro, vai Hulkenberg, subito. No, vai dietro, vai. Ora mi fa fare una botta lui. Buono, vai. Anche poi ha cambiato tantissimo. Cioè io sì, ok, mi aspettavo che qualcuno mi superasse, ma Dio, nemmeno così tanto. Cioè mi è da uscire il 14esimo, perché in realtà siamo usciti dietro di Hulkenberg. Vai, Gian Grosjean è dietro, è uno. Piano piano si rimonta, perché si sente la differenza sia di gomme e sia anche con l'ala non rotta. Ma comunque era rientrato per alcune altre box, sono undicesimo.
Bene, meglio sì, ci ho fatto caso. Boom, vai, buonanotte. Questa la botta per cercare di superare Button. No, vabbè, danneggiata gialla, la regola cambia di cuore. Qualcosa cambia, ma relativamente. No, meglio sì, se era rossa era peggio. Dai, vieni, vieni, vai. Buono. E anche Alonso è superato. Siamo noni. Se non si fa cazzate si dovrebbe superare anche Massa. Andiamo un po'. Vai, provo ora. Ancora, ancora dove prima ho preso, se non sbaglio, la botta. Stavolta non la prendo, però non supero nemmeno. Vai, che ansia. Vai. Siamo toccati, però non ci siamo fatti niente, sembrerebbe. Livello dopo è Bottas, ma ce la farò, è lontano, Non c'ho nemmeno tanti giri a disposizione. Boh, mettiamo la grassa, si guarda un po'. Luciano è fuori dalla gara. Vabbè, chi se ne frega, era dietro. Però Bottas, tornando al discorso che dicevo prima sulle gomme, come immaginavo, c'ha le rosse, non c'ha le viola. Quindi forse questo può aiutarmi. Chissà se ce la posso fare. Ma contento arrivo al settimo con Bottas dietro, sì. Supero tutti e tre gli obiettivi. Se si guida così a regola, arrivare da lui ci si arriva. Se il passare non lo so, però le possibilità ci sono, anche perché si è recuperato parecchio in un solo giro, Vediamo un po' cosa accadrà. Cerchiamo anche di non far cazzate da danneggiarci sia la macchina che la gara, indipendentemente dal fatto di prendere Bottas o meno. Allora, ve lo abbiamo davanti, è Sainz. E io sinceramente speravo e pensavo fosse Bottas. Probabilmente Bottas è quello laggiù. Chissà se ce la faremo. Boh. Sainz, per favore non mi rompere i coglioni, Perché ti doppio, quindi non mi far far cazzate. Bravo Sainz, insomma, bravo, da tanto. Eccolo lì Bottas, sarà quello lì. Iniziamo l'ultimo giro. Secondo me non ce la fa, troppo lontano. Però boh, mai dire mai. Addio. No! Non ci voglio credere, ho preso una botta vi. No, no, bimbi, non ci voglio. È uno scherzo, dai. Vabbè, cerchiamo di finire la gara così. Dai, 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 che non manca tantissimo. Dai, 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 no, non ci voglio credere. Maledetta la miseria, cane, all'ultimo giro. Manca sempre un po', prima di arrivare all'arrivo. No, no, rimanetemi tutti dietro, vi prego. No, 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 perché? Ma dai, ma è un incubo questa salita delle gomme e di altre alzate. Vabbè, cerchiamo almeno di arrivare nell'obiettivo della posizione. Vai, superami anche te, tanto ormai il bello punto è andato a puttane. Comunque mi invia uno scherzo, è un incubo questa salita, non è possibile. Cazzo, ma spacca. Ho preso una botta, bene, fuori. Si è danneggiata l'ala gialla. E si è forata a quanto pare la gomma. Cazzo, preferivo sbriciolata l'ala. Però che potevo sia continuare. Andavo un po' più piano, però. Così no. Boia, cani. Dai, vela all'arrivo. Dai, 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 dai. Chiatte. Quant'era l'obiettivo? 19esimo, allora si è fatta, vai. Però che cazzo. Ma dimmi Teo. Ma vaffanculo, avevo una siega, 16esimo, potevo arrivare anche in zona punta, ero ottavo se non sbaglio. Fanculo, cercare di tirare un po' la macchina per provare qualcosa con Bottas, che tanto sarebbe stato sicuramente inutile perché non ce la facevo mai. Adesso la botta così, maledetto, ma l'ultimo giro fra l'altro. Che da una parte è meglio, però da una parte ti fa girare le scatole, dai. Vabbè, comunque diciamo che per quanto riguarda gli obiettivi, tralasciando Bottas, che tanto probabilmente era un obiettivo irraggiungibile ugualmente, perché? Perché ho fatto tra l'altro stessa botta nelle qualifiche. Vedere se nelle qualifiche non partivo ultimo si poteva superare alla grande,
Essere onesti, anzi, sarò obiettivo. Se guidavo, sì, magari partivo, so, boh, undicesimo anziché ventiduesimo. Secondo me, no, primo no, però non Bottas me lo mangiavo e potevo anche andare un po' più tranquillo. Vabbè, viene andata così. E niente, c'è da farci poco. Ora, prima di iniziare il prossimo weekend, fatemi vedere una cosa, ricerca e sviluppo. 6:25 ce la facciamo. A regola dovrebbe essere montato già col prossimo weekend. E poi, quando abbiamo visto tutto, arriviamo alle conclusioni. Comunque dicevo, perché poi mi sono perso nel discorso. Indipendentemente poi dal fatto della zona punti A, possiamo ritenerci soddisfatti perché su 6 obiettivi, diciamo, in 2 gare, ne abbiamo portati a casa 5. Infatti ciò ci permette di essere nel massimo viola delle aspettative. Non male, eh? Sì, infatti, meno male. Avevamo già montato la miglioria ora. Allora, voglio vedere due cose. Il prossimo Gran Premio, infatti, è quello di Malesia. Kuala Lumpur, a regola. E, guardatevi, siamo ora il settimo, diciamo, team partendo dall'alto. Insomma, de Formula 1, via, il settimo team. Lo volevo di più forte perché mi faceva strano il settimo team più forte fra le scuderie, però no. Insomma, siamo il settimo team, fine. Beh, ragazzi, niente, detto questo, come ho detto prima, arriviamo alle conclusioni. Resoconto breve ma generale di queste due gare. Direi che comunque siamo non ottime, ma sicuramente più che buone, distinte, direi dire. Dammi un voto, prendo distinto per darmi appunto una votazione e niente, quindi va bene così. Via, arriviamo alle vere e proprie conclusioni. Allora, come sempre, vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò relativi a questa serie qua. Via, ci vediamo al prossimo video barra prossimi Gran Premi. Bye. Ciao!